Grazie per aver guardato questo video. Lasciate un commento dicendoci qual è il vostro furto preferito. Ma no. No, le vostre esperienze sui furti. Ah, sono mai entrati ladri in casa? Avete mai subito un furto? Speriamo di no, ma nel caso raccontatecelo, che ci piace leggere i fatti vostri. Lasciateci 40.000 mi piace. E per oggi è tutto quanto. Arriverenze. Salotto. Riverenze a tutta la valle spaziale. Ciao. Che bello, abbiamo già fatto la fine. Quest'oggi parliamo di una cosa terribile, tragica. Oh. I furti. Può furti. Essere anche piacevole. Perché? Cosa ne sa? Beh, è un'esperienza di vita alla fine. Magari ti hanno rubato il cuore. Vabbè. Romanticone. Furti in casa. Ah, solo in casa? Non so, vogliamo estenderlo? Furti nelle proprietà. Furti in generale. A tonno rubano il portafoglio ogni tre giorni. Per raccontarlo. Ma non è vero. Vabbè, in realtà, ragazzi, dovete sapere che io porto una catenella attaccata al portafoglio. Facci vedere, non ci crediamo. Tono sembra facci un tamarro. Dopo che gliel'hanno rubato due volte in due giorni attaccati. Sì. Tipo... Veramente? Ma veramente? L'hanno prima rubato in autobus, un'altra volta me l'hanno rubato in centro. Mi ha distolto l'attenzione da quello che stavo facendo, mi ha fatto vedere una roba con i piedi come se sapesse fare un trick di calcio. Poi è andato via e io non avevo più il portafoglio. Ma era vestito scuro? Tremendo. No, era normalissimo, era allora la persona più amico. Tranquilla del mondo. Ciao Michael. A nessuno di voi sono mai entrati sì, in casa là? Sì. Quando ero piccolo in casa di mio padre sono entrati uno o due volte. Con te dentro? No. Peccato. Potevano rubarlo. Potevano rubare Nelson. No, aspetta, aspetta, approfondiamo. Tu eri in casa? No, noi non eravamo in casa. Ah, è suonata l'allarme e erano entrati, però tipo è suonata subito, quindi sono scappato e non hanno preso niente. C'era dei video? Proprio ciuffè. No, non aveva le telecamere. Zero video? No, no. Io voglio vedere le facce dei ladri. Quando io ho un possibile furto raccontato da mia nonna. Perché è possibile? Perché c'è, questo, c'è questa leggenda in famiglia che si protrae nel tempo, per cui mia nonna dice sempre che un giorno è arrivato un ladro in casa che si è affacciato dalla finestra del secondo piano. Mia nonna ha urlato. Questo ladro ha urlato. Aspetta, mi ha fatto capire che era un ladro. Cioè, che era si affaccia una persona così alla finestra, vedi una testa, ma chi può essere? Magari eri curioso. E quindi mia nonna ha urlato. Questo ha urlato dalla paura. È caduto di sotto, non si capisce. Comunque è scappato via. E mia nonna è corsa a chiudersi in bagno. Chiudendo tra l'altro fuori, mio zio, che è rimasto fuori, ti voleva bussare. Mamma, fammi entrare, fammi entrare. Cioè, la dinamica strana è il fatto che lui abbia urlato. Aspetta, aspetta, aspetta. Urlato. In tutto questo c'è chi dice che sì, era un ladro. Dice che invece era la scimmia di mia nonna. Che si era, perché in quel periodo mia nonna aveva una scimmia. Che si era affacciata alla finestra. Però non le ha urlato contro la scimmia, le ha urlato contro e si è spata. Ma scusa, era sicuro la scimmia? Cosa vuol dire? C'è chi dice? No, cioè, perché si sono divise comunque le parti. C'è chi dice: no, nonna, hai visto il ladro? Nonna, hai visto la scimmia che aveva. In teoria la distingui la scimmia da un umano. Però non lo so, mia nonna magari sul momento un attimo preso dal panico, vedi una testa che spunta, pensa alla testa di un umano, inizia a urlare e invece sì, ma guarda, scusa, se sai che hai una scimmia ma cioè... il fatto è che non si sanno ancora, non sanno, non sapranno mai se era un ladro o era una scimmia. Ah, sai che mi è venuto in questo momento mentre parlavi in mente un sogno che ho fatto stanotte, che non sapevo che dovessimo registrare un salotto sui furti, e io ho sognato che c'era un ladro in casa, lo vedevo, prendevo un macete e lui mi veniva contro iniziando a ondeggiare un'ascia cioè praticamente hai sognato uno scontro medievale. Sì, una roba strana. E poi mi sono svegliato. Ma non ma è un sogno d'ansia pesissimo. Ma non avevo l'ansia però. Ma posso sapere chi ha vinto nel sogno? Mi sono svegliato prima di scoprirlo. Io invece ho avuto un'esperienza onirica di furto in casa. Ero al mare, ero piccolino, e mi sono svegliato a un certo punto. Ero convinto di essere stato rapito. Cioè non riconoscevo l'ambiente circostante e nella mia testa ero veramente convinto che mi avessero rapito e mi avessero legato ed ero in prigionia di questi ladri qua. Cioè, capito? Ma chi ti ruba a te? Beh, ero piccolo, ero più grazioso. Ma quanto ci hai messo per realizzare? Ah, io sono stato una roba come... Non lo so effettivamente quanto fosse stato, ma da mezz'ora a un'ora fermo col terrore. Tra l'altro mi ricordo che dovevo cercare un modo per farmi sentire, non so da chi. E ho provato a urlare a un certo punto e non mi è uscito nessun non suono. Non riuscivi a urlare. Ma non è che era tipo una mezza paralisi del sonno, di quelle cose che sei può cosciente. Però mi ricordo tempo, no. Però mi ricordo proprio che ero convinto di essere stato rapito. Se fosse vero, e da allora tu stai vivendo una vita che non è la tua. Ah, caspita, è andato avanti con il pensiero.
vero, ma in realtà è no, ancora... No, perché non l'ha rapito, lui si è autoconvinto di non essere stato rapito. Ah, di essere stato rapito. Esatto. Di oddio. È identico a suo padre lui, quindi... Problema risolto. Magari ti hanno scambiato in un'altra dimensione. Magari hanno rapito anche mio padre. Però io la domanda me la farei. Torno a te qualcuno. Allora, io mai però ho avuto un parente. No, gli hanno rubato la parola! Un'esperienza in cui pensavo mi fossero entrati in casa, ma in realtà non mi erano entrati in casa. Nel senso che io sono entrato in casa e faccio il corridoio e passo davanti alla camera dei miei. Passando davanti alla camera dei miei ho visto una figura. Oddio. Ho visto una figura. Quindi mi sono scagato. Sono ritornato in sala dove ho una katana finta. Ho preso la katana. Sono tornato lì vicino al... è la prima cosa che mi è venuta in mente. Prendo una katana. Preso la katana. Sono tornato lì vicino alla camera dei miei. Ho aspettato almeno mezz'ora tremando perché non sapevo come fare. E tipo dei rumori. E sono stato scagato e non avrei saputo far nulla con una katana in mano. Però già il fatto di averla in mano mi dava sicurezza. E ho scoperto dopo che mia madre aveva appeso alla finestra un accappatoio. Quindi passando davanti mi sembrava una figura umana perfetta. Cioè è disturbato lui, sì. No, ragazzi, ragazzi, sembrava una figura. No, però anch'io avevo quella paura lì. Mi ricordo che le prime volte che venivamo lasciati in casa io e mio fratello ci prendevamo i coltelli dalla cucina e li mettevamo sotto al cuscino. Io e te una volta che abbiamo dormito insieme. Ah, è vero. Alle 3 di notte abbiamo sentito dei bussi fortissimi. Ci ha guardato e abbiamo detto: ci stanno entrando in casa, cioè non è che ci si può far molto. Abbiamo preso un coltellaccio, abbiamo iniziato a fare la ronda di tutta casa, schiena sì, contro schiena. Poi no, schiena contro schiena, stoppare. Fai tu e io sto dietro a guardare. Tu mi mandavi. Ma sei grosso. Ma non è vero. Ma dare io. Tu mi mandavi. Ma sono imbarazzante, Cesare. Ma potrò andare io. Farò paura ai ladri. No. Avevamo tutti e due il coltello. Cioè, mi ricordo che lui veramente mi diceva: vai. E io dovevo andare. Un cretino da solo. Ma lui tu eri carichissimo. Ma carichissimo. Quella cosa dei rumori di notte, la cosa dei rumori notturni è veramente pesa. Adesso credo che a nessuno di noi siano mai entrati ladri in casa. Cioè, a voi non è mai successo. Io mai successo. Ho dei gran racconti di fidanzata gente che proprio gli entrano, anch'io, che li vedono. Ma anche proprio di gente che si sveglia e li vede proprio. Tipo, anche te, io no? Si è trovato un uomo in camera delle sue figlie di notte. Un uomo in camera delle sue figlie che è scappato dalla finestra subito. Cioè, anche la mia ragazza due volte, gente in casa proprio. Ma cosa fai quando vedi un ladro? Cioè, ma guarda che appunto fatto. Ma dipende, perché cioè, che reazione hai? Tu dipende da come sei fatto, ma capace che ti paralizzi. Comunque, se anche mantieni l'ordine mentale, ok. Spesso e volentieri il ladro se ne va, fa finta di niente. Ho racconti di gente che dice che il ladro è iniziato a dire: ah, pensavo fosse casa mia e andava via. Buonasera, li lascia andare, vanno via. Scusi, dov'è? Io ho racconto di una mia amica che tipo si è svegliata di notte, se l'è trovato davanti questo ladro, proprio davanti, come se fosse Nicolas davanti a me, davanti. Davanti, però pensava fosse un sogno, ha richiuso gli occhi. Gli è andata bene. C'è anche chi viene addormentato con... che è la cosa migliore. Anche quello me l'ha raccontato. Tipo però... conoscenti che sono arrivati a scuola in ritardo perché in tutta la famiglia nessuno aveva sentito la sveglia e hanno poi scoperto che è perché li avevano... lo stesso sonnifero della roba. Ma cosa? La cosa che mi sto chiedendo è: ma Frank non parla perché è un ladro oppure Frank non parla perché non ha avuto esperienze? Non ho avuto esperienze io. Ma neanche mai perché non ho niente. Neanche la bicicletta. Beh sì, ma ho rubato le biciclette. Vabbè, sono furti. Sempre ladri sono. In casa non ho mai avuto problemi. A me non hanno mai rubato cose tipo fuori. Se ti rubavano il motorino mi ha rubato tre volte. L'ho smontato tre volte. Però io devo dire che mi è capitato delle notti di svegliarmi, ma quello credo sia successo a tutti, con la assoluta certezza che ci fosse qualcuno, qualcosa, che ci fosse qualcuno in casa. Mi è capitato poco tempo fa, che ve l'avevo anche raccontato, di fare un sogno, di quei sogni dove non sei da un'altra parte ma sei nel letto che praticamente stai dormendo e sogni te stesso nella situazione in cui sei, e ho immaginato che un uomo entrasse in camera mia e mi iniziasse a colpire con qualcosa. Mi sono svegliato completamente convinto di averlo vissuto davvero, tant'è che nel momento in cui ho preso coscienza, che quindi ho rotto un po' il momento del sogno, mi stavo tipo muovendo come per proteggermi e mi stavo tipo spostando verso il muro, perché fino a un secondo prima in cui ero dentro il sogno avevo uno che mi stava colpendo di fianco al letto di notte in camera mia. Oddio. Non mi succede mai di sognare? Sì. Che mi succede qualcosa, no. Magari capita più spesso, almeno a me, quando interrompo il sonno. Ad esempio mi addormento per soltanto
tanto un'ora, che quindi non entro in un sonno profondo. Che ne so, mi è successo una volta anche sul divano di sognare che entrasse qualcuno in casa. Cioè, che qualcuno che ti vuole entrare in casa. Mentre ero sul divano, mentre e io ero proprio che mi svegliavo e lo sentivo entrare. Ma non è che, non è che mangi pesante. Cioè, quando vivevo con Frank, mi ricordo una sera ero convinto fossero entrati in casa e continuavo a fissare la porta e forse ti scrivevo tipo torna a casa dove sei. Torna non lasciare il tesoro. Beh, se avessi Frank in casa sarei tranquillo. Io chiamerei la polizia. Ma se non sei sicuro. Un'altra storia sempre di mia nonna. Dopo quell'evento della scimmia. Sì, però abbiamo capito che tua nonna non è che ha questa vista d'aquila. No, aspetta. Ma appunto, insomma, per mesi successivamente lei aveva paura dei ladri. Ogni minimo rumore la notte chiamava la polizia, che veniva a far la ronda. E dopo un po' comunque la conoscevano. Tipo dicevano: ah, salve signora Marisa, arriviamo. Di nuovo il ladro scimmia. Facevano, dicevano: tutto a posto. Ok, grazie. Beh, però si era creato questo rapporto con la polizia, perché ormai la conoscevano. Andavano lì comunque la sera, perché tanto magari erano in giro, passavano a fare la ronda, ma non c'era mai nessuno. Psicosi, post trauma. Sì. Dai. Io non ho questo problema dei rumori, cioè ormai lo risolto, perché la sera in casa mia si sente di tutto, perché gatti che tirano giù piatti, bicchieri, qualsiasi cosa. Io proprio lo sento di vero. Esatto. Ti accoltella. Vabbè, amen. Ma metti un'ansia la cosa del ladro che ti entra in casa mentre tu sei lì. Ma perché è casa tua? È proprio una violazione. È proprio una violazione degli spazi. Anche il fatto che non sai davvero finché non ti succede come reagisci, no? Ed è una roba talmente ignota la tua reazione che spaventa proprio solo il pensare alla situazione. Ma perché ignoto anche il comportamento del ladro. Esatto, è proprio un momento di punto interrogativo totale, sia per te che per lui. A me mi ha scandalizzato tantissimo il film che si chiama Aiutami Nelson. Aiutami Nelson, l'ho visto. Quello che gli entrano in casa, gli stuprano la donna e poi se ne vanno giustizia via. Giustizia privata. Giustizia privata, esattamente, quella scena lì mi ha traumatizzato. Anche Taken. Anche te, sì, anche. È vero, anche la prendo in casa. Però giustizia privata in particolare. È un peccato, cioè nel senso, è una fortuna che tra di noi non ci sia nessuno che ha avuto esperienze dirette di rapporto con ladri. è un peccato. È una fortuna, così, dai. Non lo possiamo raccontare, cioè è una fortuna ovviamente, però... Ma sai che dopo aver fatto questo salotto ci entrano in casa tutti? No, ragazzi. Tutti? Infatti, no, non lo dire. Abbiamo proprio buffato. Abbiamo buffato. Io ho l'allarme, non venite da me. No, ragazzi, non dobbiamo essere super. Stasera si dorme tutti insieme. Riguardo all'allarme di Nicolas ci sarebbe prova da raccontare. ma non qui. Però prima o poi raccontateci voi, che sicuramente purtroppo avete avuto, qualcuno di voi sicuramente ha avuto delle esperienze. Cosa è successo? Come avete reagito? Vi è entrato qualcuno? È uscito? È scappato? Cosa vi ha rubato? Cosa vi ha rubato? Non lo so. Speriamo non sia successo a nessuno, però è sicuramente capitato. Giusto. Anche se avete compiuto furti voi. Cioè, siete dei ladri. Però, oddio, ho appena pensato. Penso a un ladro che arriva in casa tua, ti ruba una sciocchezza, tipo ti ruba due piatti, però prende anche tipo il sacchetto della spazzatura e te lo porta giù. Quello sarebbe una cosa che apprezzerei. Cioè, direi, vabbè, ti sei preso i miei piatti, però mi hai anche portato giù la spazzatura. Ah, un mio amico, adesso che ci penso, gli sono entrati i ladri qualche mese fa e gli hanno rubato un deodorante. Aveva il computer sul tavolo e gli hanno portato via in tutta la casa soltanto il deodorante. Guarda che se non sono in sconto, costano sui 4 euro. Vero. Ci avevo il motorino. Mi hanno rubato tutti i pezzi. Allora ho detto: compri i pezzi cinesi, che erano attaccati con lo scotch al motorino. Mi hanno rubato anche i pezzi cinesi attaccati con lo scotch. E io sono dovuto andare una mattina a un esame all'università col motorino senza carena, senza luci, sperando di non morire. Ladri infami. Vabbè. Non entrateci in casa, per favore. Bah. Abbiamo già fatto la chiusura all'inizio video, quindi se avete proprio sentito la mancanza, tornate all'inizio e riguardate. Ciao. I vicini di casa. O quanto ce la siano tirata. Sì, ho una paura adesso. Ce la siano tirata tantissimo. Ho un botto paura. Ho paura, esatto. Merda. Non entra i ladri e vi spanculo. Se qualcuno entra nei ladri, cioè testimoni voi che avete visto il video. Ti hai visto di merda. Ce la siano tirata. Però almeno abbiamo il fratello programma salotto. Esatto. Ci sono entrati i ladri in casa. È successo davvero. Poi va sempre in tendenza.